Ciao, benvenuta nella mia cucina. Oggi facciamo insieme un progetto diverso dal solito. Facciamo una torta. Sì, proprio una torta. Non è proprio una torta, cioè adesso non pensare fragola, panna e cioccolato. Ok, dai, te la faccio vedere. Un attimo che la tiro fuori dal forno. Eccola qui. Ok, è una torta. Ma non è una torta normale, è una torta molto speciale. Intanto l'abbiamo fatta per una persona molto speciale. Hai visto? L'abbiamo fatta per la festa della mamma. Ma non è solo una torta, guarda. È una scatola. Può essere una scatola, porta tutto. Una scatola porta gioie, porta cucito, porta ricordi, porta foto. Insomma, una scatola va sempre bene in casa. Ma la cosa molto bella è che l'abbiamo fatta con una scatola particolarissima. Adesso ti faccio vedere. Hai mai visto queste scatole? Io sono sicura di sì, guarda. Guardale bene. È una scatola dei biscotti che puoi trovare in qualunque supermercato. Oppure chissà, magari ce l'hai già a casa. Io ho dovuto mangiare tutti i biscotti che c'erano dentro perché non potevo assolutamente confezionare la mia torta in feltro con i biscotti dentro, quindi ho fatto un sacrificio e li ho dovuti mangiare tutti, che erano anche molto buoni. Però non importa, adesso abbiamo la scatola pronta e ti faccio vedere subito come fare questo bellissimo progetto. Posizioniamo il cartamodello che avete ritagliato sopra il feltro e passiamolo con una penna o con una matita, un tratto, mi raccomando, molto molto leggero, si deve vedere appena, giusto per riuscire a tagliarlo bene. E voilà, una volta fatto questo tagliamo subito tutto il contorno. Ecco fatto, questo è il mio sopra, quindi andremo a girarlo per evitare che si vedano magari i segni della matita o della penna. E andremo a metterlo esattamente qua sopra. Però prima ci mettiamo un pochino di ovatta sotto per far risaltare il tutto e farlo diventare un po' più voluminoso. Ecco qui, non ne serve molta. Quindi io adesso l'ho aperta un attimino per fare la forma del nostro coperchio. Mettiamo un pochino di colla a caldo. Se non hai la colla a caldo va benissimo anche la colla per tessuto. Adesso ti faccio vedere quale utilizzare. E la mettiamo così in modo che stia ferma. Poi andremo meglio per incollare il feltro sopra. Se non hai la colla a caldo, dicevo, va benissimo anche questa. Questa è la nostra colla per tessuto, è fantastica, veramente. Puoi usarla veramente con qualsiasi tipo di tessuto, dal feltro al raso al cotone, è veramente eccezionale. Non è a presa rapida come la colla a caldo, ma non importa, basta stare lì un attimino e vedrai che poi si incolla senza problemi. Allora, dicevo, abbiamo messo questo qui che fa un po' di volume e diventa la nostra torta un po' più cicciona e bella, bella piena, come se ci fosse un bel po' di crema dentro. Adesso dobbiamo incollare questo. Come facciamo? Allora, questo lo tiriamo bene e la colla la dobbiamo mettere sul bordino. La dobbiamo mettere qui. Quindi iniziamo. Se vai meglio con la scatola sotto, altrimenti togliela. L'importante è che la colla la metti sul bordino e non sulla scatola sotto. Allora, posizioniamola in modo che poi non la muoviamo più e cerchiamo di centrare la nostra glassa. La centriamo bene in modo che tutti i lati vengano praticamente attaccati al nostro lato del coperchio, altrimenti la tiri un attimo e la fai venire un po' giù. Mi sembra che così sia a posto, quindi non la muoviamo più e iniziamo a incollare. Quindi giri la scatola, l'ovatta va tutta dentro, quindi se sborda fuori mettila dentro, ci mettiamo un goccino di colla, un attimo che mi assicuro il tutto, ok, schiaccio bene, ci mettiamo un goccino di colla proprio qui sul coperchio, non esagerare perché poi si vedrà, schiaccia bene e incolla. Tira sul feltro, si faranno delle piccole pieghette ovviamente perché essendo rotondo è inevitabile. Fai così per tutto il giro, metti l'ovatta dentro, metti un po' di colla a caldo e fai tutto il giro. Eccola qui, finita. Ok, avendo tirato molto bene, il sopra risulta perfettamente liscio e tutte le pieghine vengono qui dal lato, che è proprio la glassa che scende.
Ok, ora via il coperchio e facciamo la parte sotto. La mia scatola misura 60 cm, penso che più o meno siano tutte standard, ma se tu hai una scatola diversa rispetto a questa dei biscotti, considera tutta la circonferenza della tua base. L'altezza, mi raccomando, non deve essere fino in fondo qui dall'inizio, ma deve essere da dove si incastra il coperchio, devi lasciare libero dove si incastra il coperchio. Quindi adesso ti faccio vedere però la mia misura 5 cm. Poi fai conto che una volta che noi chiudiamo il coperchio, questo è lo spazio da decorare. Quindi da questa piccola scanalatura, da lì in giù, sono 5 cm. Quindi faremo una striscia da 62 cm, lasciamo un piccolo lasco che si sovrapponga, per 5 cm. Il nostro feltro misura 45. Quindi la cosa da fare sono più pezzi, quindi facciamo due strisce da 31 cm per 5 cm di altezza. Qui devi proprio usare la colla per tessuto, perché questa non macchia e non fa spessore, mentre la colla a caldo, come hai visto prima, fa un po' la macchiolina, vedi? Perché ne abbiamo messa anche abbastanza in modo che si attacchi perfettamente in maniera immediata, ma poi qui andremo a nasconderla. Mentre qui abbiamo i due lati, le due estremità, che poi non riusciamo a mettere niente, quindi sarebbe bruttissimo vedere l'effetto della colla a caldo. Quindi mettiamo un po' di colla per tessuto, la strisciolina che ci serve dove andremo a incollare il nostro feltro, e andiamo avanti alla mano. Chiudi bene il beccuccio con il tappo e incolliamo la nostra strisciolina di feltro. Quando arrivi al primo pezzo per fare l'aggiunta, abbiamo detto che l'abbiamo comunque tagliato un attimo di più, quindi metti un po' di colla sopra al feltro. Mettiamo l'altra strisciolina, possiamo pure sormontarla, non c'è problema. Un centimetro, poco più, in base a quanti centimetri è tagliato in più rispetto alla sua circonferenza, e continuiamo il nostro giro. Siamo arrivati alla fine, io ho già messo un po' di colla sopra il feltro dall'altra parte e sormontiamo l'estremità. Abbiamo finito così anche la base per quel che riguarda la scatola sotto. Sotto io la lascio così, tanto è il dietro, non si vede, altrimenti ricoprila anche questa con un bel disco di feltro beige. È arrivato il momento dell'abbellimento e delle rifiniture. Quindi adesso prendiamo il nastrino. Io ho preso questo qui a pois salmone per richiamare questo, però poi divertiti con la fantasia. Noi abbiamo un sacco di nastrini e puoi veramente abbinare il tutto, quindi puoi cambiare la glassa sopra, farla di cioccolata, farla di fragola, farla al pistacchio verde, puoi veramente divertirti a fare qualsiasi colore tu voglia. Noi mettiamo questo qui, che ne dici? Incolliamolo. Anche qui colla per tessuto, mi raccomando, perché appunto la colla a caldo farebbe comunque lo spessore e macchierebbe il nastro. Questa invece è eccezionale. Ritaglia dal cartamodello la sagoma del cuore con questo colore marroncino che potrebbe essere un biscotto. Mettiamo sempre la colla per tessuto tutto intorno. E lo incolliamo al centro. Poi tutta la finitura intorno alla glassa, questa qui color salmone, color pesca,
perché dovrebbe sembrare tipo la crema, guarda che carina, e allo stesso tempo copriamo le imperfezioni che hanno causato, che ha causato la colla a caldo, però qui era inevitabile, altrimenti dovevamo stare più tempo. Se non hai la colla a caldo, usa tranquillamente la colla per tessuto anche per incollare questa. Non essendo a presa rapida, ci puoi tra mettere delle mollettine, in modo che con il tempo ci vorrà una mezz'oretta, poco più, insomma, che si incolli il tutto. Intanto adesso facciamo con la colla per tessuto tutto il contorno. Guarda che meraviglia, è simpaticissima questa serpentina qua, mi dà proprio l'idea della crema. Che voglia di torta, ragazzi. Andiamo avanti. Guarda che belli questi batuffoli di ovatta, sono proprio spugnosi, sono molto carini, ma sono rotondi. Noi dobbiamo farli diventare delle meringhette, quindi con una forbice che taglia bene le tagliamo a punta come se fosse un triangolo, prima da una parte, poi dall'altra e poi anche dall'altra ancora, quindi di qua e di là. Fino a farlo diventare proprio un triangolino. Ecco qui la nostra meringhetta e poi andremo ad attaccarle tutte intorno. Un'altra cosa carina da fare sono le nostre roselline, ma non preoccuparti, abbiamo tutto pronto anche qui. Ti abbiamo già fustellato la rosellina di feltro, ora non dobbiamo far altro che arrotolarla su se stessa e creare proprio la forma della rosa. Allora tu la troverai così, eccola qui. Bisogna partire dalla parte più esterna, quindi non dal centro ma qui, e piano piano la rotoliamo su se stessa. I primi giri saranno un po' più difficoltosi perché sono piccoli piccoli. Facciamo 2-3 giri, poi ci mettiamo un goccino di colla a caldo o colla per tessuto, quella che preferisci, e lo incolliamo. Facciamo ancora un paio di giri e ci mettiamo un goccino di colla. Basta veramente pochissima, eh? Andiamo avanti, così fino alla fine. Va benissimo anche la colla per tessuto, te lo ricordo. Ogni 3-4 petalini mettici un goccetto di colla. Una volta arrivata alla fine, ecco qui, ci metti la colla su questo cerchietto in fondo, che è proprio la fine della rosa, e la chiudiamo. Guarda che meraviglia! Da qui in realtà ci sono tantissimi modi per poterla decorare e qua veramente voglio che diate spazio alla vostra fantasia. Io intanto inizio a incollare le mie bellissime e non buonissime, perché in questo caso insomma forse non sono proprio il massimo, però meringhe che adoro, quelle vere però. Quindi io metto le mie meringhette e poi penso che metterò le roselline fatte in feltro che sembrano quelle di pasta di zucchero. Quindi metto la colla dietro e inizio a incollare le mie roselline. Guardate come prende forma. Ok, è già carina così, ma siccome noi l'abbiamo realizzata specifico per una ricorrenza molto molto speciale, adesso la rendiamo veramente una cosa unica. Allora da qui in realtà si potrebbe fare anche un fiocchettino con il nastro che richiamiamo sotto, facciamo un fiocchetto e possiamo incollarlo qui e il gioco è fatto. Ma noi abbiamo preparato questo, un po' di colla dietro e voilà,
Questa adesso sì che è personalizzata, questa è meravigliosa proprio per la festa della mamma. Pensa a una scatola così, che in realtà è stato un riciclo, ma è perfetta per mettere dentro non solo magari i suoi ricordi, le foto, oppure potrebbe essere un portacucito. Insomma, sono sicura che la mamma riuscirà a trovare il suo perfetto utilizzo. Com'è andata? Spero davvero che ti sia divertito, soprattutto a creare una cosa diversa dal solito partendo da un materiale di recupero, quindi da qualcosa che abbiamo a casa o che comunque magari hai acquistato apposta per questo progetto, ma comunque poi può diventare una cosa utilissima e, se ci sono dentro i biscotti, ancora di più. Per cui grazie per aver guardato questo video, ci vediamo al prossimo video tutorial. Continua a seguirci l'angolo delle idee, San Bonifacio Verona, pagina Facebook, Instagram e il nostro canale YouTube. Clicca subito iscriviti se ti è piaciuto questo progetto, perché ne abbiamo tantissime altre idee da proporti. Al prossimo video, ciao!